e gli diciamo la nostra gratitudine per quello che ha fatto e anche diamo il nostro incoraggiamento a proseguire nel suo ministero di accompagnare questa nostra Chiesa di Sicilia nel momento dello Spirito verso le mete che lui stesso non ha individuato, ma che sono individuate dallo Spirito, la santificazione nostra e l'evangelizzazione. Siamo qui appunto per santificarci e opporre la nostra santità all'iniquità del mondo. La gloria di Dio si matura nella nostra santificazione e a riportare Cristo Gesù nel mondo che lo va immaginando sempre di più. Questo è il compito dello Spirito che ci anima. È su queste due piste che noi ci muoviamo e su queste due piste il nostro fratello accompagnatore ci ha guidato e continuerà a guidarci. A lui l'omaggio della nostra comunità riunita e interpretando i pensieri di tutti i gruppi del rinnovamento della Sicilia, diamo il nostro applauso a lui e la nostra preghiera continua perché il Signore lo sostenga nel suo cammino. Amen. Sorella Odietta, che doveva tenere questa conferenza, questa relazione, ha detto che non può venire, per cui mi sono messo io in animo di supplire, facendo più leva sull'azione dello Spirito che sulla mia preparazione immediata. Però vorrei che pregasse su di me perché la parola di Dio fresca dal mio labbro si incide nei vostri cuori e voi siate ugualmente edificati come se fosse stata lei la relatrice a parlare. Ecco, allora invocate lo Spirito del Signore su di me. Ascoltatemi in silenzio, isole, e voi, nazioni, badate alla mia sfida. Si accostino e parlino, raduniamoci insieme in giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente colui che chiama la vittoria sui suoi passi? Chi gli ha consegnato i popoli e ha soggettato il re? La sua spada li riduce in polvere, e il suo arco pone come paglia dispersa dal vento. Li insegue e passa oltre sicuro, sfiora appena la strada con i piedi. Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Le isole vedono e ne hanno timore. Tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Egli sarà colmato di spirito di sofferenza, con le piogge Alleluia.
mettiamoci a nostro agio in un clima di conversazione fraterna. Il tema è l'accompagnamento spirituale e l'immagine pedagogica e Raffaele, tipo dell'accompagnatore spirituale. Dopo una breve introduzione sull'accompagnamento, io tratterò dell'accompagnatore divino e dell'accompagnatore umano. L'accompagnamento spirituale indica una relazione di aiuto che si dà ad una persona, una relazione caratterizzata da amicizia, da lealtà, da profondo rispetto, sotto la luce di Dio, in ordine alla salvezza eterna. Io ribadisco questo concetto che l'obiettivo è la salvezza della persona, o la salvezza della coppia, o la salvezza del gruppo, perché ogni accompagnamento fatto nello spirito deve raggiungere questo obiettivo. L'accompagnamento può essere rivolto a una persona, l'accompagnamento della persona sola. Vedremo come Raffaele accompagna Tobia solo, fino alla destinazione, finché non trova la compagna. C'è l'accompagnamento di coppia, c'è un accompagnamento di una coppia di fidanzati in vista del matrimonio, accompagnamento difficile, c'è l'accompagnamento della coppia già costituita nelle prime difficoltà del vivere insieme, c'è l'accompagnamento di un gruppo, accompagnamento ministeriale, e c'è l'accompagnamento pastorale di una comunità. All'angelo di Efeso scrivi, all'angelo di Smirne scrivi, l'accompagnatore di una comunità e l'angelo che guida la comunità. Tratteremo brevemente di queste forme diverse di accompagnamento, ma diamo le caratteristiche che si devono trovare in tutte le forme di accompagnamento, perché sia un accompagnamento nello spirito e perché si raggiunga lo scopo stesso dell'accompagnamento. Innanzitutto, l'accompagnamento va fatto in un clima spirituale, avendo davanti ai nostri occhi Dio, e avendo davanti ai nostri occhi, come si diceva, la vita eterna, la salvezza eterna. Nell'accompagnamento c'è la parola che ci sorregge e c'è la preghiera che ci sorregge. Ma prima della parola ci vuole l'ascolto. L'ascolto paziente, prima di parlare, e la preghiera che deve accompagnare costantemente la nostra azione. Se manca questo ascolto, se manca questa parola di Dio, se manca soprattutto la preghiera, non possiamo parlare di un accompagnamento efficace. Altro però è l'accompagnamento di una persona sola,
altre l'accompagnamento di una coppia, perché l'accompagnamento della coppia bisogna sapere un po' la storia antecedente di ognuno, in modo da percepire se quei due sono chiamati da Dio a vivere insieme o non vivere insieme, questo prima di sposare, e dopo che ci si è sposati, vedere le difficoltà nella storia personale, saper individuare i punti deboli da colmare, da affrontare per l'accettazione reciproca nella luce del Signore. Poi ci sono delle peculiarità nell'accompagnamento familiare, che vedremo così a poco, nell'accompagnamento di un gruppo, cioè l'accompagnamento ministeriale e l'accompagnamento pastorale. Però grosso modo dico questo, che l'accompagnatore è un uomo di Dio, un uomo di preghiera, un uomo che sa ascoltare, un uomo che sa ponderare, un uomo che sa condividere la condivisione, un uomo che sappia misurare bene ogni circostanza, un uomo che non si introduce nella vita della persona, perché non si tratta di una direzione spirituale, ma è un accompagnamento eterno, ma non meno efficace. Sono tutte qualità che noi chiediamo in un accompagnatore e che vanno specificate volta per volta nel corso dell'accompagnamento o nel corso di quelle lezioni che sono necessarie per un accompagnamento efficace. Però basta sapere questo, che l'accompagnatore è un uomo di Dio, suscitato dallo Spirito, un uomo di preghiera, un uomo perspicace, non faccia ma lascia fare, soprattutto un uomo che sappia consigliare, in modo che non sia in base alla vita personale né della persona singola, per cui non si possa alla persona né nella coppia né nella famiglia né nel gruppo né nella comunità. Detto questo, in genere noi andiamo al primo punto, ed è l'accompagnamento divino. Guardate, il vero accompagnatore dell'uomo è Dio. Dio non lascia mai solo l'uomo, e per questo attingiamo alle fonti, alla scrittura, nell'economia della salvezza, nella storia sacra, è messo in risalto questo accompagnamento continuo di Dio. Quando l'uomo esce dall'Eden e viene lanciato sulla terra, Dio non lascia solo l'uomo, ma lo accompagna continuamente, perché l'uomo non si svii, e quando è sviato, quando si è allontanato da Dio, Dio lo richiama. Questo risalta magnificamente nella storia del popolo di Israele, il popolo eletto, in cui il Signore ha posto la benedizione per tutte quante le genti. Per non dilungarmi, io vorrei richiamare quei testi che denotano questa provvidenza divina, questo accompagnamento divino. Il Signore parla di un cammino, io ti ho accompagnato nel tuo cammino. Ecco, in questa epopea si narra l'accompagnamento di Dio del suo popolo. Dio divideva i popoli, ma poi posò lo sguardo sulla stirpe di Abramo, chiama Abramo da Ur dei Caldei,
e lo conduce per il suo cammino. Accompagni Isacco, accompagna Giacobbe, poi accompagna il suo popolo schiavo in Egitto verso la liberazione. Non c'è nessun Dio straniero che accompagni il popolo, io solo vi ho accompagnato. Su ali di aquile io vi ho portato, lo ricordo Mosè, capitolo 13 dell'Esodo, il Signore vi ha portato come un'aquila porta sulle sue ali i suoi cuscini, il Signore vi ha custodito, il Signore vi ha nutrito, il Signore difende il suo popolo dagli assalti del faraone, mandi il suo angelo, l'angelo di Re, che si mette tra il faraone e il popolo, mentre la colonna di fuoco segna il cammino. Il Signore preserva dal serpente, dei morsi del serpente, quelli che vengono morti a morte, il Signore nutre con la mano il suo popolo, giorno per giorno, giorno per giorno. Il Signore fa scaturire dalla roccia l'acqua per dissetare il suo popolo, quella roccia che è Cristo, che accompagna sempre il suo popolo nel cammino, perché Dio nostro Padre ha depositato nel cuore del suo popolo Cristo, ed è Cristo presente in tutto questo pellegrinaggio. Beati coloro che nella luce dello Spirito riconoscono in ogni pagina della Scrittura la presenza del Conduttore, la presenza di Cristo, Figlio di Dio, che conduce il suo popolo verso la salvezza, verso il punto della sua nascita, quando egli apparirà in mezzo agli uomini. Dio suscita così il Re, il profeta, quando il suo popolo si svia, prepara tutto il suo popolo all'incontro con Cristo. E le espressioni che noi troviamo nelle Scritture sono espressioni di un Dio provvidente, di un Dio Padre, di un Dio Madre, di un Dio che consola, di un Dio che conduce Israele come si conduce un bambino per mano, che consola, avvicina la sua guancia il bambino, che non lascia mai solo il suo popolo, per cui il vero conduttore, il vero accompagnatore è Dio. Dio non lascia mai solo l'uomo. E lo accompagna, sapete dove? Verso la salvezza, verso Cristo. Tutto il Vecchio Testamento, tutta la storia del Vecchio Testamento confluisce su Cristo, gioisce figlia di Sion, perché il tuo Salvatore è in mezzo a te, il tuo Signore è in mezzo a te, Salvatore potente. Egli viene come l'angelo del Signore a visitare i figli di Levi, li purifica, perché possono offrire a Dio un sacrificio di lode come i tempi antichi, secondo il progetto di Dio. Così abbiamo una confluenza verso il Salvatore, verso colui che scende in mezzo agli uomini, si fa uomo con gli uomini perché l'uomo non sia più solo. Gesù è colui che accompagna l'uomo, lo prende in sé, lo purifica dopo averlo istruito, lo purifica, lo salva mediante il sacrificio della croce e poi lo accompagna fino alla fine del mondo. Io sono con voi sino alla consumazione del mondo. Ma Cristo ci accompagna soprattutto mediante il suo Spirito e con la novità del Nuovo Testamento. La novità consiste appunto in questo accompagnamento dello Spirito che è dentro di noi. Coloro che credono in Cristo, che sono inseriti in Cristo, sono partecipi dello Spirito di Cristo, cioè Gesù dona il suo Spirito, è Lui che guida.
Potete così leggere in questa chiave i discorsi dell'addio, capitolo 14, Giovanni, capitolo 15, capitolo 16, lo Spirito Santo è la guida, egli prende la vista e ci comunica la verità, ci conduce alla verità tutta intera, egli è nel nostro cuore che arde di amore, egli ci manifesta la volontà di Dio, è lo Spirito Santo che poi scende nella Chiesa, guida la Chiesa, il libro degli Atti ci dice chiaramente questo condotto dello Spirito, conduce alla Chiesa nascente e conduce ogni uomo che è pieno di Dio Santo. Chi non ha lo Spirito di Cristo, costui non appartiene a Cristo. Non sono figli di Dio, se non quelli che sono guidati dallo Spirito. È lo Spirito che guida in un cammino interiore. Anzi, è Lui che cammina dentro di noi per un cammino di trasformazione in Cristo Gesù, per cui noi già abbiamo una guida, un accompagnatore perfetto, l'accompagnatore interiore che è appunto lo Spirito di Cristo, il quale ci accompagna verso il Cristo, ci trasforma in Cristo per essere come Cristo, l'uomo perfetto, l'uomo salvato, l'uomo ideale, ossia l'uomo Cristo che è vero uomo. Ecco allora l'opera dello Spirito che è l'accompagnatore divino attualmente, l'accompagnatore diciamo interiore a cui dobbiamo noi affidarci e che dobbiamo noi sempre ascoltare l'illuminazione dello Spirito perché ci comunica la verità, l'emozione dello Spirito perché ci guida nella via della giustizia e gli infiammi il nostro cuore e ci dà ogni giorno gli aiuti necessari. Come noi percepiamo l'accompagnamento dello Spirito? Basta metterci in preghiera, lo Spirito è con noi, ma è soprattutto nella parola di Dio, nella parola che lo Spirito ci illumina, ci comunica la verità, ci segna il cammino, ci conforta, ci aiuta, risolve tutti i nostri casi, e lo Spirito soprattutto che ci dà l'Eucaristia che è il pane, è il pane del quotidiano, è Lui che fa l'Eucaristia, è Lui che crea il corpo di Cristo e ce lo dà a mangiare, perché noi possiamo assimilare il corpo del Signore, lo Spirito del Signore, la vita del Signore, e perché questa Eucaristia non sia soltanto consolazione per noi, non sia soltanto comunione con la Divinità, ma sia trasformazione in Cristo e pegno della gloria futura. È la salvezza che ci viene comunicata mediante lo Spirito Santo. Una salvezza che sarà definitiva quando il corpo nostro sarà trasformato nel corpo di Cristo, come il corpo di Cristo sarà trasformato e rese nel partecipe della salvezza eterna, della gioia di Dio. Ecco che noi abbiamo designato l'accompagnatore divino nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, abbiamo dentro di noi chi ci accompagna, non siamo soli, questo è molto importante per vincere il senso dell'isolamento e della solitudine in cui tante volte noi ci troviamo, capita anche a noi che siamo nella via dello Spirito, capita tante volte di sentirci soli, e peggio ancora isolati. Bisogna fare una distinzione tra isolamento e solitudine. L'isolamento è una condizione peggiore della solitudine, perché nella solitudine c'è sempre una speranza di incontrare qualcuno, ma nell'isolamento
tutte le vie sono intercettate. Ecco, bisogna uscire allora dal nostro isolamento, bisogna uscire anche dalla nostra solitudine nel pensiero che abbiamo lo Spirito Santo, Spirito di comunione, Spirito di amore, Spirito di verità, Spirito di consolazione, per cui noi non siamo mai soli nel cammino della vita. Abbiamo l'accompagnatore divino che ci assicura la sua presenza e ci assicura il raggiungimento della meta, perché sa la strada. Egli viene dal Padre e ci riporta al Padre. Viene da Dio e ci riporta a Dio, per cui siamo sicuri, avendo lo Spirito, di raggiungere l'eterna salvezza. L'opera di Raffaele nei riguardi di Tobia. Abbiamo osservato le tre tappe dell'accompagnamento. Prima del Dio, famiglia, la Gerusalemme che viene riedificata, che è la città di Dio, è la città nostra. E allora cominciamo così a trattare tra di noi, in una conversazione fraterna, il tipo di accompagnatore che dobbiamo noi guardare, perché anche noi come l'Arcangelo Raffaele possiamo assolvere al nostro compito. Guardiamo adesso Raffaele. Chi è Raffaele? Raffaele si presenta a Tobia come un uomo comune. Sono un lavoratore della terra, sono venuto qui a trovare lavoro, non prendo un'aria di superiorità, è un compagno. Tobit aveva detto a Tobia suo figlio, cerca un compagno per il lungo cammino, perché tu non sai come arrivare alla media, perché il cammino è lungo e non è sicuro. Ormai una certa sicurezza si era ristabilita, per cui il viaggio poteva essere compiuto con una certa così tranquillità. Però aveva bisogno di un compagno che lo conducesse la strada. E allora ecco Tobia incontra Raffaele, il quale dà poi le sue generalità quando viene presentato al padre. Però è un compagno che conosce la via. Tu sai la via che porta alla media? E l'angelo risponde, sì, che conosco bene questa via, perché molte volte l'ho fatto, molte volte. Conosco anche tutti quei luoghi, conosco le montagne, le pianure, le valli, conosco tutte le connotate geografiche, conosco bene il paese, anzi conosco di più, conosco gli abitanti. Gli abitanti di Abartana. Conosco anche quelle di cui mi parli, Gabriel di cui mi parli, ci ho parlato tante volte, conosco tutte, per cui da una conoscenza
dei luoghi, delle distanze, perché dice Bhaktana, così vista dalla città dove dobbiamo andare, una giornata di cammino, e Bhaktana è a valle, mentre quella città dove dobbiamo andare è sulla montagna. Per cui dà tutte le garanzie di una conoscenza, in altri termini, è un esperto della via, perché ha praticato molte volte questa strada, sa i pericoli che si incontrano, conosce le valli, conosce le montagne di alture, conosce le pianure, conosce tutto, conosce gli abitanti, è un conoscente di tutti, per cui abbiamo una conoscenza locale e personale, per cui può dare una garanzia di fare un viaggio in una terra conosciuta, può assicurare così un felice viaggio e un felice ritorno. Quando va dal padre, ecco che il padre, molto previdente, chiede garanzie personali. Cioè, Tobia ha ricevuto garanzie, diciamo, di esperienza, se conosce quel luogo, però il padre vuole saperne di più. Lo conduce da suo padre, è importante questo condurre al padre colui che accompagna, perché Tobia non si mette in viaggio senza la benedizione del padre, senza l'autorizzazione del padre, senza che il padre conosca in quali mani è suo figlio che si mette in viaggio. Quando Tobia conduce Raffaele dal padre, il padre minuzioso domanda: ma chi sei tu? E lui dice: io sono Azaria, figlio di Anania il Grande. Sono buona famiglia, non dice una menzogna, io sono soccorso di Dio, figlio di colui che ha pietà, e io sono alla medicina, mi chiamo Raffaele, cosa dirà dopo. Lui medicina di Dio, ha un nome, soccorso di Dio, Dio soccorre perché lui è figlio di Anania, Dio che ha pietà. Dà le garanzie e il padre dice: sì, una buona famiglia, anzi Anania era mio parente. Ah, quel grande Anania, uomo buono, sei di buona stirpe, di buon lignaggio, tu sei in certo quel modo della nostra famiglia, tu dai assicurazione. E così il padre consegna il figlio a un uomo da bene, a un uomo che dà garanzia non soltanto di conoscere i luoghi e le persone, ma dà garanzia sulla sua persona. È un uomo buono, un uomo adatto, un uomo onesto, un uomo di buona famiglia, un uomo che appartiene in certo qual modo alla stessa parentela, per cui il padre è sicuro che la scelta fatta dal figlio, sotto lo sguardo del Signore, perché è stata una provvidenza di Dio, è stata una scelta buona. E dà la benedizione al figlio, dà la benedizione al compagno, assegna il denaro necessario, le provviste, ossia si comporta regolarmente. E così abbiamo
la pazienza. E allora, questo è un punto importante, la persona dell'accompagnatore deve essere innanzitutto una persona che non si monti, una persona che sia compagno, uguale, che non faccia sentire il peso della sua grandezza, della sua superiorità. Raffaele non rivela il suo vero nome, la sua vera identità, per non conquistare Tobia, ma per farlo sentire a suo agio. È un compagno, un lavoratore della terra, uno dei tanti, ma che conosce bene il luogo, è di buona famiglia e può dare delle garanzie. Il padre sa che questo accompagnatore conosce la strada, conosce tutto, è di buona famiglia, per cui abbiamo tutte le garanzie. Questo deve essere l'accompagnatore. Un accompagnatore esperto che dia garanzia di bontà e può assolvere bene il suo compito. Difatti Raffaele dice a Tobia, io ti costruirò tuo figlio sano e salvo. Nella via di andata, nella via di ritorno, io ti garantisco che tuo figlio ritornerà e che l'affare dei talenti che deve risolvere sarà risolto. Ci vogliono queste garanzie. Queste garanzie le ritorneranno poi in comunità, perché noi parliamo di un accompagnamento che avviene in comunità. Sì, ci può essere un accompagnamento di altre persone fuori dalla comunità, ma a noi interessa l'accompagnamento di una persona nella comunità. L'accompagnatore deve essere un uomo che dia tutte le garanzie e che abbia la benedizione del padre che rappresenta l'autorità, in modo che non si parta così all'incognito, ma si parte con la benedizione del padre e con tutte le garanzie personali e, possiamo dire, di conoscenza, perché il compito sia bene assolto. Adesso andiamo a vedere un po' il comportamento di Raffaele. Abbiamo le tre tappe: l'accompagnamento della persona sola. Raffaele è il compagno, non si sostituisce, a Tobia. Lo accompagna, lo consiglia, lo avverte, lo assiste, ma non prende il posto di Tobia. Tobia deve avere le sue responsabilità. È un uomo che ha le sue responsabilità. Per cui c'è un accompagnamento discreto, rispettoso, che non sostituisce mai l'uomo, ma che consiglia l'uomo ad agire. Questo si vede subito alla prima tappa, quando, giunti al fumo Tigri, il pesce assalta Tobia. Qui c'è un mistero del pesce che bisogna un poco sondare meglio, ma che non abbordiamo, perché è un pesce tutto particolare che prende il piede di Tobia, ha una connessione col ghiaccio.
Tobia cammina, rinfresca i piedi e il cetaceo afferra il piede. O per impedirgli il cammino, o per dire che hai bisogno di me nel tuo cammino. L'angelo non fa niente. Dice a Tobia, afferralo. L'angelo avrebbe potuto afferrarlo lui. Dice no, afferralo. Deve essere tu ad affrontare il cetaceo. Lo esorta, lo assiste, lo consiglia, gli dà la spiegazione, ma deve essere lui, Tobia, ad afferrare il pesce. E Tobia, rincuorato dalla sua fede, afferra il pesce. Adesso dice, squartalo. È lui che deve squartare il pesce. E cosa devo fare adesso? Faremo così. La carne, salala. Ce la portiamo per il viaggio perché ci dobbiamo nutrire. È un lungo viaggio di 300-350 chilometri. Ci dobbiamo nutrire pure dalla carne per sostentarci. È provvidenziale che proprio il primo giorno avvenga l'incontro con il pesce, nutrirsi dalla carne del pesce per il lungo viaggio. Però dice devi sottrarre tre parti, tre elementi particolari del pesce. Innanzitutto il fiele. Mettere da parte in un sacchetto, in una boccettina. Poi prendi il fegato in un'altra boccettina, oppure in un altro sacchetto, e fegato e il cuore. Ma perché? Domanda. Ecco, Tobia domanda il perché. L'angelo dice, serviranno. Serviranno come medicine a suo tempo, te lo spiegherò. Ecco qui la discrezione dell'angelo, non si precipita a dare tutte le spiegazioni, per cui c'è un accompagnamento, uno svelamento progressivo, c'è una progressione nell'accompagnamento, non si dice tutto in una volta quello che bisogna fare, ma gradatamente. L'angelo, accompagnando Tobia, dice, prima sala, la carne ti servirà per mangiare, ce ne faremo tutte e due, però metti da parte questi tre elementi, perché serviranno, te lo darò dopo, comunque sono medicamenti necessari, perché ti serviranno dopo. Serviranno perché il cuore e il fegato serviranno per Sara, il fiele servirà per Tobi, per il vecchio padre, però non svela. E così eseguisce bene Tobia l'indicazione dell'angelo Raffaele e continua il cammino. Un cammino lungo. Mangiano del pesce, finalmente si è in procinto di arrivare alla capitale Ecbatana. Qui Raffaele incomincia a fare un discorsetto, una preparazione, deve preparare l'incontro con Sara. Tobia non pensa minimamente all'incontro con Sara. Non pensa alle nozze, però ci pensa Raffaele e lo prepara. È bello leggere proprio nel libro di Tobia la preparazione psicologica che fa Raffaele a Tobia per indurlo sulla via di Sara. E dice, sai, qui c'è una ragazza. Ho già parlato di una ragazza,
una ragazza la quale buona, buona, eccepibile nella sua condotta, però ha un maleficio che impedisce di sposare, perché aspetta uno sposo, lo sposo vero. Difatti, i 7 uomini, 7 giovani, che sono stati dati a lei uno dopo l'altro, sono tutti morti, cioè sono stati uccisi, prima di unirsi a lei. La ragazza è ancora intatta, il vero marito non si è trovato, perché devi sapere che il marito sei tu. Tu sei il parente più prossimo, tu hai il diritto ad avere Sara, poi suo padre è un benestante, è un uomo della tua parentela. Ecco come lo addottrina, come lo prepara. Ed è una cosa buona che tu ti avvicini a Sara, che cominci a conoscerla. Subito Tobia dice, ma dai, ho sentito dire tante cose strane di questa ragazza, come faccio? Io voglio tornare vivo e sano da mio padre. Che facciamo? Non avere paura, tu lasciate consigliare da me. Non ti ho detto che hai con te dei medicamenti, lascia fare a me. Però ascolta il mio consiglio, perché fin dall'eternità è stato stabilito chi deve essere lo sposo di questa ragazza. Qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, perché noi ci sposiamo senza tener conto se la persona che sposiamo è quella destinata da Dio. Dicevi ai nostri padri, vescovado e matrimonio vengono da Dio, e cioè è il Signore che destina l'uomo alla donna. E bisogna vedere se veramente è quell'uomo che deve impalmare la donna, quella donna, se è quella donna che deve andare a sposare l'uomo. Tanti matrimoni sono sbagliati in partenza perché il partner non è quello voluto da Dio, ma è quello scelto dall'uomo in base a criteri sbagliati, criteri umani, criteri distinti, criteri materiali, non criteri umani nel senso profondo della parola. Comunque la fede prepara l'anima di Tobia, ma lo prepara a tal modo che finisce con infiammare il suo cuore. Dice il testo che, arrivato a un certo punto, Tobia infiamma il suo cuore e aderisce a Sara con un amore straordinario. Si innamora di Sara. È Raffaele che fa innamorare Tobia, che fa innamorare di Sara. Però non si sostituisce a Sara, a Tobia, della scelta. Deve essere tu a domandarla a suo padre. Fatti coraggio, ma come presenta a suo padre così? Presentati a suo padre. Poi ci penserò io. E così Tobia si presenta al padre e dice, sa, io sono figlio di Tobit, parente tuo, Sara è mia parente, io veramente ho il diritto, secondo la legge ebraica, ho il diritto di sposarla, Sara mi piace, per cui io te le chiedi di sposa. Mette le mani capelle, e come faccio?
come faccio? Siete uccisi uno dopo l'altro, ma quello insiste, io la voglio risposta, e non sa che cosa fare, finalmente, così pressato dall'angelo della sfera, pressato da dottor Bia, dice, avanti, pronto, e va a preparare la tomba, non c'è tempo perché domani mattina Tobia sarà stecchito, soltanto è preoccupato come deve rispondere di Tobia a Tobit che domanderà conto. Anche tu hai ucciso mio figlio. E allora l'angelo, come vi rincontro, dice, senti Tobia, dobbiamo fare in questa maniera. Qui c'è un maleficio, c'è un certo Asmodeo, colui che impedisce i matrimoni, l'unione coniugale. C'è stato fatto un maleficio forse suo padre sulla figlia. Tu devi fare come, alla maniera che ti ho detto, quando entrerai così nella casa, nella stanza nuziale, non unirti a lei come fecero i primi mariti, no? Ma devi innanzitutto pregare e poi cacciare prima il diavolo, Asmodeo. Metterai la brace, sulla brace l'incenso, e poi metterai il fegato e il cuore sulla brace. Appena il demonio, Asmodeo, sentirà l'odore del fegato e l'odore del cuore, scapperà, poi ci penso io. Questa è la distruzione. Adesso l'esecuzione. Tobia si prepara a questa faccenda, e mentre entra, chiude la porta e Raffaele vicino dietro la porta. Prende la brace, incenso, mette un pezzettino di fegato, un pezzettino di cuore sulla brace, e quando Asmodeo sente l'odore del fegato, l'odore del cuore, scappa. Ecco allora Raffaele, Raffaele lo acchiappa, lo lega e lo porta in Egitto, ad Azazel, principe dei demoni del deserto, perché resti legato e non torni più. E così Sara è liberata. Però Raffaele conosce Sara e ha preparato Sara invisibilmente. È detto nel testo che quando Sara era disperata e aveva tentato di impiccarsi, cade in preghiera ed è l'angelo che suscita la preghiera in Sara, l'assiste ed offre la preghiera a Dio. Tante volte Raffaele è andato da Bactana e dalla città vicina dove abitava questa ragazza, conosce quel luogo, aveva assistito Sara, sapeva tutto e aveva offerto la preghiera di Sara al Signore, per cui conosceva lo spirito di Sara e conosceva che il Signore l'aveva esaudita, per cui c'è una conoscenza di Sara e una conoscenza di Tobia. E allora ecco il comportamento che deve avere colui che accompagna. Certamente non potrà fare
quello che fece Raffaele, però può dare dei consigli. Non sostituirsi, infatti non è Raffaele che mette il cuore, il fegato sulla brace, ma è Tobia che segue l'istruzione. E Sara che viene indotta a pregare prima di unirsi, perché sono figli di santi. E Raffaele che esorta Sara, Tobia, ad affrontare la situazione. Ma lui si tiene in disparte. L'accompagnatore deve fare questo. Dare tutte le istruzioni, tutti gli aiuti, ma tenersi in disparte. Le decisioni devono essere prese dalla coppia ben istruita, perché le responsabilità devono essere personali. Però Raffaele assiste, cioè presiede a tutte le operazioni e interviene soltanto quando Tobia non può far nulla, quando Sara non può far nulla, e cioè quando si tratta di acchiappare Asmodeo, di legare Asmodeo e di portarlo in Egitto da Azazel, principe dei demoni, perché si è legato. Si riserva soltanto questa azione. Poi Raffaele consiglia le nozze e istruisce bene il padre della ragazza, tanto che quando il padre al mattino manda la serva, la quale spiando vede che tutti e due sono vivi, riferisce alla guerra, sono vivi. E allora il cuore del padre si rallegra e prepara le nozze, 14 giorni di nozze. Ecco la tattica di Raffaele, non separa Tobia da Sara, debbono affiatarsi e debbono essere lasciati soli per affiatarsi. Lui si ritira e dice: senti Tobia, adesso affiatati con Sara, prego con Sara, sta con Sara, al resto penso io. Ecco una sostituzione per questo affare dei talenti, ci penso io, vado io da Gabbael, nella città che si vuole montagna a Raggio. E un giorno di viaggio presenta il documento, quell'uomo dà i 10 talenti, li carica sui muli, perché sono 350 kg di argento da portare e ci vogliono dei muli. E così ritorna, nel frattempo ha consentito a Sara e a Tobia di affiatarsi, c'è l'argento vivo che rallegra il cuore di Raguere, che è pure un ricco possidente, il matrimonio si può fare perché ormai c'è l'abbondanza del denaro, c'è l'affiatamento, ecco, l'arcangelo Raffaele provvede a tutto con grande saggezza, grande discrezione. Questo deve fare anche l'accompagnatore, mettere in condizione di potersi affiatare quelli che devono sposare